Fermato dai carabinieri di Brisighella, un ladro seriale che durante tutti questi mesi aveva colpito diverse volte l'abitazione di un'anziana di 89 anni, residente ad una cinquantina di metri dalla propria casa. L'uomo, in totale, era riuscito a sottrarle all'incirca 2.000 euro in oggetti preziosi, oltre a diverso denaro contante. Ma nel mirino erano finiti anche un'altra anziana e uno sfortunato passante. I furti erano iniziati a febbraio e fin dall'inizio avevano insospettito i carabinieri. Infatti, la donna, che usciva di casa raramente e non per lunghi periodi, al suo rientro trovava la porta forzata, ma l'abitazione sempre in ordine e non a soqquadro come solitamente accade in questi casi. Salvo poi accorgersi degli oggetti mancanti, segnale che il ladro era a conoscenza dei luoghi giusti dove andare a cercare gli oggetti di valore. Sono tre le effrazioni ai danni dell'abitazione dell'anziana fra febbraio e luglio, a cui si aggiunge un tentativo andato a vuoto durante una notte mentre la signora dormiva. Ogni volta venivano portate via somme intorno ai 100 euro lasciate dall'anziana in casa pronta all'uso e oggetti preziosi, ma anche con alto valore affettivo. Sempre a febbraio, a ridosso del primo furto, un altro tentativo si era verificato a casa della vicina dell'anziana, un'altra signora di 70 anni, che aveva trovato sulla porta segni inequivocabili di un'intrusione. In questo caso, tuttavia, il ladro non aveva portato a compimento i propri intenti, forse perché disturbato da qualche rumore, ma dietro di sé aveva comunque lasciato danni per 500 euro. A luglio, in concomitanza dell'ultimo furto ai danni dell'89enne, invece, sempre nei pressi dell'abitazione dell'anziana, un 60enne si era ritrovato l'auto aperta con all'interno il portafoglio alleggerito dei contanti, 200 euro, e del bancomat, oltre che del foglietto contenente il PIN della tessera bancaria. Poco dopo il furto, il ladro, armato di PIN, si era quindi recato ad uno sportello bancomat di Faenza, in via Gatti, nella filiale della Cassa di Risparmio, prelevando 1.700 euro. Un prelievo documentato dalle telecamere di sicurezza della banca che erano riuscite a catturare un uomo con tuta blu da lavoro, cappello, occhiali da sole e guanti pesanti. Ormai ai carabinieri era diventato chiaro che l'autore dei furti non poteva che risiedere nei pressi della casa dell'anziano 89enne. I sospetti dei militari si sono così indirizzati su un operaio agricolo, classe 74, ben conosciuto in paese, dove non nascondeva di trascorrere un periodo di crisi economica. Gli agenti hanno iniziato quindi a ricercare l'auto del sospettato nelle registrazioni delle videocamere faentine che sorvegliano le auto in circolazione per verificare se la vettura dell'operaio fosse passata in zona di Via Gatti, in un orario corrispondente col prelievo allo sportello bancomat. E così, prontamente, è avvenuto. A fin luglio, il ladro ha tentato un nuovo colpo ai danni dell'89enne, andato a vuoto. Eppure, un uomo vestito con una tuta blu da lavoro è stato visto passare da alcuni testimoni. I carabinieri hanno così convocato il sospettato in caserma e messo alle strette l'uomo ha confessato tutto. Ha confessato inoltre di conoscere la casa delle due anziane per aver effettuato frequentemente lavori all'interno delle due abitazioni, di essersi fermato anche spesso a pranzo dalle due donne. Ha confessato di essersi disfatto della tuta e di tutto l'abbigliamento sospetto, oltre che di un punteruolo, in un cassonetto a Faenza, proprio prima di recarsi dai carabinieri, insospettito dalla telefonata dei militari che lo convocavano in caserma. L'uomo, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per furti aggravati continuati in abitazione e in auto e per uso indebito di bancomat. Il ladro non è stato arrestato perché, sebbene abbia confessato tutti i reati, non è stato possibile coglierlo in flagranza. Non contento, però, la scorsa settimana l'operaio è stato sorpreso alle 3 di notte a Reda con una serie di attrezzi da scasso e per questo ulteriormente denunciato dai carabinieri di Faenza. Non si esclude quindi che altri furti in abitazione possano essere riconducibili alla stessa persona. Purtroppo non è stato possibile recuperare i gioielli rubati, poiché i militari hanno appurato che una volta commesso i furti, il ladro si recava da diversi compro-oro della zona, sempre differenti, vendendo i monili, che poi sono stati inviati alle rispettive fonderie.